Amici del grande calcio, prima di iniziare con il video volevo ricordarvi che se volete partecipare ad una nostra live su Twitch dove parliamo di calcio a 360 gradi, scriveteci su Instagram. Tranquilli, troverete tutti i link in descrizione. Continuate a seguirci e buona visione. Amici del grande calcio, ben ritrovati su un video di Senza Giri di Parole. Questa volta facciamo Raul Bellanova. Ci sono io, Tazzuna. Biazaku. Bellanova è un giocatore di 22 anni, alto 1,85, di piede destro e che principalmente in carriera ha fatto l'esterno destro o il terzino destro. Nel Cagliari l'anno scorso forse è stata una delle poche note positive in una stagione piuttosto disastrata del Cagliari. E quest'anno fa strano dire che sia un giocatore dell'Inter, perché lui è un lungo primavera del Milan, però ormai di questi casi ce ne stanno, non possiamo Che dire. apro e chiudo parentesi, qualche giorno fa quando è stato presentato, tra le prime parole che ha detto è che è sempre stato un tifoso dell'Inter fin da bambino, quindi è bellissima questa Aia. cosa. È un giocatore che mi ha lasciato più che perplesso perché ha delle qualità atletiche che sono davvero impressionanti. Tecnicamente io trovo che lui abbia molto su cui migliorare, però alcune volte mi stupisce anche da quel punto di vista. Prima Sì. di tutto, la cosa che mi piace un sacco di lui è che già a quest'età e alla prima stagione davvero titolare in Serie A. È riuscito a dimostrarmi di avere una personalità incredibile, cioè un giocatore che mette sempre il piede, che non ha paura di andare in avanti, non ha paura di fare anticipi, cioè, ha una personalità impressionante, soprattutto per quanto c'è da perdere oggi per i calciatori italiani. È un giocatore che gioca a tutto campo, quindi questo sì, ti fa tranquillamente la doppia fase. In realtà neanche perché ci si potrebbe aspettare da un giocatore così atleticamente prestante che vada meglio in fase difensiva. In realtà no, la sua propensione offensiva c'è, però la fa principalmente dal punto di vista fisico. Io da questo punto di vista mi aspetto grandi miglioramenti perché è un po' come il primo Chiesa, cioè Chiesa all'inizio girava tantissimo nelle zone offensive del campo mettendoci il fisico, correndo a grande velocità e imponendosi per l'atletismo sconfinato che ha. E poi ha sviluppato una tecnica di base molto superiore che adesso gli consente di superare gli avversari già soltanto perché sa dribblare. Iniziando a parlare di pro e di contro, per me il suo pro principale è proprio il modo in cui si è saputo adattare al ruolo dell'esterno a tutto campo, perché diciamo che di esterni così alti ce ne sono stati pochi, però quelli là che sono così tanti, che sono anche prestanti fisicamente, se combinano quello alla giusta tecnica e all'interpretazione del ruolo fatto bene, sono anche quelli che poi riescono a rendere di più. Il suo contro invece, come dicevi tu, è che comunque è ancora abbastanza, io direi userei la parola esile, perché comunque si vede che fisicamente crescerà, perché è ancora un ragazzo, cioè sono abbastanza sicuro che il suo fisico cambierà nel giro di 2-3 anni. Allora, per quanto mi riguarda, il suo pro principale, te l'ho detto, è l'atleticismo, cioè un giocatore troppo d'impatto fisicamente, questo lo possiamo vedere anche nelle piccole cose, cioè lui prova tipo tre contrasti a partita e li vince, e vince il 50% di tutti i tackle che fa, che alla sua età sono tantissimi, solitamente tu cominci a vincere grandi con tanti contrasti quando sviluppi pure esperienza. Lui invece già sta a buon punto essendo così tanto giovane e porta molto la palla. È un giocatore che è piuttosto innamorato, facciamo così, del pallone perché proprio ci fa le corse. Da questo punto di vista, effettivamente loro hanno trovato, mi riferisco all'Inter, un buon sostituto di Dumfries perché un po' come lui è quel giocatore che si può lanciare in profondità, che può essere fornito dai cambi di gioco di Kayanoglu, i tipici, e quindi. Per l'Inter in realtà è un calciatore che forse si adatta perfettamente a quello di cui hanno bisogno, soprattutto i giocatori a tutta fascia. E invece un contro è
che, ripeto, tecnicamente è troppo modesto. Mi sembra un giocatore che, sì, essendo innamorato della palla, la tiene anche in modo sicuro fra i piedi, però sbaglia ancora molto. È un momento in cui ancora non sa come sfruttare appieno i palloni che ha per creare occasioni. Cioè, molto spesso mi è capitato di vedere da parte sua passaggi sbagliati oppure proprio scelte sbagliate. Nei cross non ne parliamo, ne sbaglia parecchi. Anche se poi quelli che fa sono quasi sempre pericolosi, quindi secondo me lui deve semplicemente affrontare un normale percorso di crescita, che in questo momento secondo me lo fa apparire molto più impreciso e con un minore potenziale di quello che effettivamente ha. Quindi secondo me è semplicemente una questione di tempo. Ti ricorda qualcuno del passato o del presente? A me ricorda il Darmian del Torino, era molto simile a lui, anche se tecnicamente era leggermente superiore, però anche Darmian del Torino, quello che fu acquistato dal Manchester United, usava questa atleticità clamorosa per fare la fascia avanti e indietro. Quel Darmian era veramente forte. Un voto al Bellanova attuale e un voto al suo potenziale. Allora, per me, per come si è imposta in Serie A, però considerando che è ancora giovane, non voglio volare troppo in alto con il suo dato attuale, quindi io gli darei un 6,5. Sono curioso di vederlo nell'Inter, quindi in una big cosa riuscirà a dimostrare. E invece al potenziale forse pure 8 più, perché comunque, se questo giocatore si afferma e diventa tecnicamente un po' più pregiato e ancora più forte fisicamente, come sicuramente farà, secondo me può diventare veramente forte nel ruolo che ricopre, perché ormai il terzino diventa sempre più importante in una squadra, quindi se c'hai un terzino, un esterno che riesce a fare sia la fase offensiva che quella difensiva, diciamo, hai un vantaggio sull'avversario. Allora, io condivido il 6,5 e per il suo potenziale ti direi 7,5. Secondo me c'è un problema fondamentale per lui, cioè che in questo momento ha poche frecce, non ha un grande repertorio. Cioè, quello che fa lo fa già bene, però non ha un grande repertorio. Per esempio, in fase offensiva lui utilizza il fisico o la velocità per superare i suoi avversari, però è veramente molto raro che lui rientri, cioè è un giocatore da cross. Questo lo rende abbastanza prevedibile. E quindi ho difficoltà a vederci un grandissimo potenziale. Però, siccome io mi aspetto una crescita tecnica da parte sua, proprio nell'utilizzo di entrambe le gambe, di entrambi i piedi, sono piuttosto sicuro che in realtà acquisirà altre armi, soprattutto se poi comincia a giocare a questi livelli come nell'Inter. Insomma, questo è un giocatore tutto da fare, però che parte con delle basi che sono solide, perché per intenderci non è che lui sia insufficiente tecnicamente, è sufficiente, però può fare molto di più. Speriamo di ritrovarcelo anche in nazionale, perché fortunatamente è italiano, fa parte di uno di quei giovani italiani che magari un giorno faranno parte della nazionale maggiore. Non ci resta che aspettare. Sarà il campo a parlare e il tempo ci darà tutte le risposte. Bene ragazzi, questo video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore. Continuate a seguirci perché ci sono ancora tantissimi giocatori da analizzare senza giri di parole.